Ringraziamento innanzitutto anche io alle dipendenti e dipendenti che ho conosciuto personalmente in questi 10 anni, dell'amministrazione centrale, della municipalità, del consiglio comunale, donne e uomini che non di rado vengono considerati all'esterno come persone parassitari, burocrati, senza stimoli. Diciamo che senza le donne e gli uomini noi non avremmo resistito a uno tsunami complesso, quello di amministrare una città praticamente senza scuola. Quindi li ringrazio soprattutto per ciò che mi hanno insegnato, per il profilo umano, professionale, per chi ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo. Poi è chiaro, c'è anche qualche sacco, ma quello c'è avuto. Ma devo dire, anche questo bilancio mi ha fatto comprendere donne e uomini che hanno davvero lanciato il cuore oltre l'ostacolo per amore esclusivamente di Napoli e di noi. Poi fatemi ringraziare quest'Aula in generale per il lavoro di questi 5 anni, che ci stava già da prima, ma soprattutto per oggi. Io oggi non la considero una giornata normale, perché noi siamo in piena campagna elettorale, chiunque, compreso me, chiunque, poteva utilizzare questa giornata a fini personali, a fini di partito e a fini di appartenenza. Invece credo che sia stata scritta una delle pagine più alte di questi anni. E quindi mi sento di ringraziare tutti i consiglieri, non parlo di maggioranza e opposizione perché non c'è più una maggioranza e non c'è più un'opposizione. Qua chi è venuto lo è venuto con le motivazioni che ha espresso e lo ha fatto con dignità, con onestà intellettuale, assumendosi poi le responsabilità, ognuno ha fatto le sue scelte anche in queste settimane. Quindi credo che vanno ringraziati tutti i consiglieri, perché con la giornata di oggi noi garantiamo un bilancio tecnicamente assai buono. Politicamente non mi pronuncio, le analisi politiche non le voglio fare oggi, ma tecnicamente i ragionieri, i dirigenti, i funzionari, il segretario, tutti hanno fatto un lavoro per garantire non a un candidato la campagna elettorale, per garantire al prossimo sindaco, chiunque sarà, di non trovarsi ad avere immediatamente il primo problema, il bilancio da approvare o un funzionario, con tutto il rispetto, parliamoci chiaro. Chi entra là dentro può entrare solo uno che ha la competenza e la passione politica, perché quella sedia non è una sedia normale, è una sedia che scotta, in cui io mi auguro il prossimo sindaco opererà con onestà, con libertà senza alcuna forma di condizionamento, con competenza, con coraggio e con passione. Per me, e chiudo, sono stati 10 anni di vita fondamentali. Le analisi politiche le lasceremo nei prossimi giorni, magari anche dopo la campagna elettorale, così si eviterà ogni tipo di strumentalizzazione politica, però posso dire che ho ricevuto tanto da ogni consigliere comunale, sia dal presidente, dai presidenti, Pasquino e Cucito, dai consiglieri, ovviamente gli assessori che si sono succeduti, ogni tanto mi hanno preso in giro per il numero, ma credo che è una squadra che ha dato sempre prova di volersi spendere per la città. Contento che abbiano fatto una parte fondamentale i giovani della nostra amministrazione, le donne, ma come ha detto anche qualcuno oggi, c'è da imparare non solo dai tuoi compagni di viaggio, o certe volte c'è anche da rimanere delusi, ma c'è da imparare anche da chi ti è avversario. Io credo che il prossimo sindaco di Napoli avrà un grande lavoro da fare e potrà sempre contare, se lo vorrà, non su consigli, ma sulla testimonianza di che cosa è significato reggere per 10 anni una città che da un punto di vista istituzionale, questo credo che lo comprendiamo un po' tutti e lo condividiamo, non è stata certamente sostenuta da chi l'avrebbe potuta sostenere. Quindi grazie, buona campagna elettorale a chi la sta facendo e soprattutto ci ritroveremo con una cosa che ci unisce e non ci potrà mai dividere, l'amore per Napoli e per i napoletani. Grazie. 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 Grazie.